sai quanto è difficile scrivere una fiaba che abbia un senso dall'inizio alla fine? È andato in scena al Teatro Sibaris di Castrovillari Contami, scritto e diretto da Anna Rita Colucci, uno spettacolo poetico sospeso tra fiaba e realtà della compagnia Il Loco Teatro. Contami ha raccontato tramite una visione particolare alcune delle fiabe che tutti noi conosciamo, Cappuccetto Rosso, Biancaneve, Cenerentola, Pinocchio, attraverso una sorta di viaggio onirico in un'ambientazione fiabesca seppur distorta in cui il protagonista si ritrova in seguito ad un casuale incidente. Contami è la storia di un amore e della impossibilità di viverlo. È la storia di un viaggio all'interno dell'inconscio di un uomo, uno scrittore di fiabe che proietta nei suoi personaggi le proprie ansie, insicurezze e difficoltà. Il viaggio del protagonista si muove in uno scenario non dipinto, ma costruito con materiali più disparati che realizzano uno spazio immaginario, a volte confortevole, a volte espressionisticamente grottesco. Un ambiente surrealista creato grazie a strutture di ferro che diventano alberi, sbarre, pareti, lampioni che trasformano lo spazio scenico e accompagnano lo spettatore nelle atmosfere oniriche delle fiabe. Accanto all'uomo attore compaiono anche attori non umani, marionette a grandezza umana, mosse a vista dagli attori stessi che appaiono come poetici manipolatori. Contami è una fiaba per grandi, una storia d'amore, un viaggio, un sogno in cui le fiabe ci raccontano della vita, quella vera, in cui non c'è distinzione tra buoni e cattivi, tra amore e odio. Prossimo appuntamento della 16ª stagione teatrale comunale di Castrovillari, diretta da Casimiro Gatto e Rosy Parrotta, e Ditegli sempre di sì di Edoardo De Filippo. Lo spettacolo, il secondo fuori abbonamento, è previsto per sabato 28 febbraio alle ore 21. L'omaggio al genio di Edoardo nel trentennale della sua scomparsa sarà portato in scena dalla compagnia moranese L'Allegra Ribalta, presieduta da Massimo Celiberto.